Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 1º giugno. Chi c'è? Ciao Nicola, buongiorno, viva la zuppa. Matteo Romanzini, il primo di oggi, Marian Mary, Jason Pagano e poi presente Good Vibes, penso che sia quello che voleva dire Maurizio Ventura. Buongiorno a Simone, Ale03, Luisa. Quando è che arriva Facebook qua? Buongiorno Nicola, puntata interessante ieri sera, dice Rutri rispetto a Quarta Repubblica, e gli ascolti sono andati molto bene. Buongiorno, mi fai sempre rosicare Rudy Boschetto dalla Thailandia, eccoli qua, Flavio Ne con una foto, diciamo così, un po', no? Di quelle discrete. Tommaso, buongiorno a te, buongiorno Lorella De Vitali. Prima o poi dobbiamo iniziare, adesso i saluti li ho fatti a molti di voi e iniziamo subito a fare questa rassegna stampa con qualche minuto di ritardo rispetto alle 10, ma ci siete abituati, il martedì però si fa subito notizia. Perché si fa subito notizia oggi sui giornali di martedì? Perché ieri è arrivata la sentenza di primo grado. Tocca ogni tanto ricordarlo che la sentenza è di primo grado. Chi ha visto ieri sera Quarta Repubblica sa perfettamente che nella sentenza di primo grado è stato ad esempio condannato il sindaco di Lodi e poi è stato prosciolto. E sarebbe uno dei milioni di casi di persone che sono state condannate in primo grado e poi sono state prosciolte, perché in Italia funziona che le condanne di primo grado possono essere appellate e non si è colpevoli fino a sentenza definitiva. Qui arriva Marco Lulli che scrive a sostegno. Si può mettere Marco in onda? Perché mi sembra di capire, io questa cosa non la conosco bene, che addirittura ci siano delle donazioni che mi ha fatto penso che sia una donazione questa, Marco, di 5 euro, che ha fatto una donazione su YouTube. È ben gradita, anche perché è una delle opzioni, diciamo, per i grandi siti liberali, quelli di essere finanziati dai propri lettori. Comunque, grazie a Marco Lulli. Però vorrei metterlo in onda almeno, ma non ce la faccio a metterlo in onda questo ragazzo che è stato così. No, non ci riesco. Poi dopo cercherò di essere più preciso. La sentenza Ilva condanna i figli dei patron della Ilva, i due fratelli Fabio Riva e Nicola Riva, rispettivamente a 22 anni e 20 anni, secoli di condanna. 3 anni e mezzo anche a Nichi Vendola, che è il presidente della regione, al presidente dell'ARPA. In sostanza, oggi tutto ciò permette di titolare, per quanto riguarda la Repubblica, Ilva disastro ambientale. Poi dopo ci sono alcune questioni di principio da fare, oltre alla questione che hanno condannato questi signori in primo grado con dei giudici popolari di Taranto, tutti quanti belli, no? Un bell'ambiente, come ha detto l'avvocato, oggi c'è nelle retroscena, diciamo, bello favorevole nei confronti dell'Ilva e dell'inquinamento che evidentemente in quella città è stato creato non solo dall'Ilva, ma da centinaia di impianti industriali che poi sono stati dismessi. Uno dei pochi a non essere stato dismesso è l'Ilva, uno dei pochi, come dimostra una sentenza di Milano, tra poco ne parleremo, in cui la famiglia di proprietari, non più pubblica ma privata, ha investito almeno 1,5 miliardi per rifacimenti e per ristrutturazioni ambientali. Ma questo è un altro discorso. Il punto fondamentale da cui voglio arrivare è questo, e vi chiedo a tutti quanti voi che siete contenti della condanna dell'Ilva e che associate la condanna dell'Ilva alle morti a Taranto, cosa che il processo non ha dimostrato, e poi ne parleremo. La questione fondamentale è la seguente: ma secondo voi, se l'Ilva fosse esattamente un produttore di morte, se quelle acciaierie hanno un nesso, diciamo, causa-effetto con le morti che ci sono a Taranto e l'inquinamento che c'è a Taranto, se ci fosse un nesso diretto, mi spiegate perché in questo momento non è spenta l'Ilva? Mi spiegate perché in questo momento è come se ci fosse una fabbrica di Eternit che continua a produrre polveri che ti ammazzano e che continua a produrre perché la teniamo? Scusatemi, l'avrebbe dovuto chiudere oggi, istantaneamente, almeno dopo la sentenza. Non dico i tentativi ci sono stati, perché oggi non è chiusa. Cioè, qui c'è una gigantesca contraddizione, la stessa contraddizione per la quale l'Ilva, e lo dice molto bene oggi, gli unici due giornali che hanno un'idea un po' controcorrente e contraria sulla condanna sono Libero con il pezzo di Vittorio Feltri e Il Foglio, chapeau a Caruso per il pezzo del Foglio e tutto l'atteggiamento, diciamo, che ha il Foglio su questa vicenda. Feltri dice: la sentenza di Milano ha detto, una sentenza analoga
sempre sugli stessi imputati, ha detto che i Riva, che erano stati accusati di bancarotta, in realtà hanno reinvestito 4 miliardi dell'Ilva, non se li sono succiati e soprattutto uno e mezzo di quei 4 miliardi erano per rifacimenti ambientali. Ma poi dice il vero disastro, Feltri, più che ambientale, diventerà economico e soprattutto, dice Feltri, toc toc! Ma prima, l'Ilva, nei primi 40 anni, chi l'aveva gestita? Quell'inaugurazione di Aldo Moro quelle prescrizioni ambientali prima dei Riva e tutto l'inquinamento che aveva prodotto prima dei Riva, quella roba lì, cioè dello Stato, dell'Italsider, tutti zitti e muti, cioè sostanzialmente ora soltanto l'Ilva inquina, mentre prima non inquinava, prima era, come dice... E come dice bene Feltri, produceva violette dai propri tubi, mentre invece è ben chiaro che quando sono arrivati i privati ci sono state le autorizzazioni ambientali che saranno state catturate, il controllore catturato dai proprietari, quello che volete, ma i 40 anni precedenti invece è tutta colpa dei Riva. E oggi che cosa succede? Che è tutta colpa dei Riva, quello che era successo precedentemente non vale e quello che sta succedendo ora, cioè che se l'è ripresa lo Stato, ancora non vale. Quindi tutto l'inquinamento di Taranto non è l'arsenale che è stato chiuso, non sono le raffinerie che sono state chiuse, non sono gli impianti ancillari della siderurgia che sono stati chiusi, è solo della famiglia Riva. Abbiamo trovato il colpevole 20 anni, peraltro soltanto in primo grado. Caruso sul Foglio, e vi dico, leggetelo il Foglio, dice: l'Ilva è un caso di deriva giudiziaria, l'ambientalismo avrebbe, scusatemi, intervista come si chiama, Nichi Vendola, che una volta che viene pizzicato lui, quando la sinistra viene pizzicata con le mani in mano o con le mani nella marmellata o con le mani peggio nel disastro ambientale, ma poi veramente potete pensare che Nichi Vendola fosse uno connivente con i Riva? Io la trovo una cosa incredibile, semplicemente perché Nichi Vendola sapeva il valore economico di quella roba e non ha fatto, e ha fatto il presidente della regione, non il fenomeno. Beh, insomma, dice Nichi Vendola, intervistato al Foglio, anche sul Corriere, ma sul Foglio è più forte: l'Ilva è un caso di deriva giustizialista, l'ambientalismo andrebbe bonificato dalla demagogia e dall'incompetenza, perché il fatto che ci sia un tema ambientale non lo mette in discussione più nessuno. Il punto fondamentale, come scrive bene oggi sul Foglio, sempre il giornale di Cerasa, il disastro ambientale c'è, ma non è mai stato dimostrato il nesso causale, cioè il fatto che il comportamento di quei signori abbia provocato delle morti, che, come si è visto sul Covid, dice il Foglio, non è una cosa semplice da dimostrare su tante altre vicende chimiche, fisiche e mediche. Nel frattempo, fantastico, Luigi Manconi, improvvisamente l'uomo che difende i carcerati, i colpevoli, il garantista. I garantisti sono sempre, no? Garantisti soltanto con gli amici propri o comunque con il proprio milieu. Luigi Manconi ha provato il rapporto tra emissioni e morti. È totalmente falso. Se lui avesse seguito il processo, saprebbe che questa cosa non è stata dimostrata. È stata dimostrata l'associazione a delinquere in primo grado, voglio dire, poi può essere smontata la sentenza, di concorso tra varie persone in inquinamento, avvelenamento dei cibi, ma il nesso, quella roba lì, non è stata dimostrata. Che strada? Ora diventano tutti garantisti. Morning Nicola, buongiorno, non pensi che adesso sia arrivato il momento di togliere il reddito di cittadinanza? Va bene, Vendola andrebbe condannato anche per altro, dice Tonino Zucca. E Greta che ne dice a questo punto? Greta sarà ben contenta. Porro, stai decatato tutto quello che dicono i giornali di destra. Vabbè, il solito Giovanni Carlozzo. Il 60% del tassato è passato allo Stato dietro un pagamento ad Atlantia. Ora aspetto un taglio il 50% del pedaggio. Oliver Renna. Nel frattempo, in cui viene tolto l'Ilva ai Riva, l'Ilva è stata tolta ai Riva senza una sentenza, perché è avvenuta anni fa ed è stata sostanzialmente espropriata. Invece, per quanto riguarda Autostrade, su questo Belpietro ci va fuori di testa, in realtà non è stata espropriata, ma è normale che non sia espropriata, perché nel mondo normale, nel mercato, bisogna che ci sia una condanna ed una sentenza definitiva, che, come capite, dopo Ilva è arrivata dopo 9 anni, immaginate quando già arriverà la sentenza definitiva per Ilva, e così come Autostrade. Ma su Autostrade quello che è successo lo spiega molto bene Fabio Savelli sul Corriere della Sera. Sostanzialmente la Cassa Depositi e Prestiti, cioè lo Stato italiano, si è comprata la concessione delle autostrade, si è ricomprata le autostrade e ha pagato 9,1 miliardi. Di questi 9,1 miliardi, 8 miliardi andranno ad Atlantia
e di questi 8 miliardi 2,4 andranno ai Benetton. Poi ci sono delle minoranze oltre all'Atlantia in queste autostrade, e alle minoranze andrà un altro 1,1 miliardi, quindi in tutto ha pagato 9 miliardi la Cassa Depositi e Prestiti, cioè i nostri soldi, 9 miliardi per gestire autostrade usciranno dalla Cassa Depositi e Prestiti. Complimenti. Tutto questo però non piace a Belpietro, perché dice: qua invece di togliergli le autostrade e stringergli la mano, tu gli hai dato ai Benetton 2,4, a tutta la società 8 miliardi, in più ti sei accollato 9 miliardi di debiti. Insomma, è una sola. Nel frattempo, come dice Savelli, come dice normalmente ogni azienda, l'azienda che dei Benetton e degli altri soci che riceve questi quattrini dallo Stato avrà 4 miliardi per poter fare investimenti in giro per il mondo. Beh, di fatto abbiamo distrutto una delle poche multinazionali italiane, l'abbiamo fatto senza una sentenza, l'abbiamo fatto dopo 3 anni, non è contento nessuno, non sono contenti i privati perché in realtà preferivano rimanere là dentro, non siamo contenti noi perché voglio vedere adesso, con tutti questi soldi che ha pagato lo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, questo miracolo delle manutenzioni perfette nelle autostrade italiane, questo miracolo dell'abbattimento dei pedaggi. Vedrete che tutte queste cose, dopo uno sprint iniziale che vi faranno vedere che tutto funziona, dopo un po' si ritornerà alla solita storia: quando mancano i soldi mancano sia i privati sia al pubblico, e quando mancano al pubblico non discute nessuno, non fa causa nessuno e non è responsabile nessuno. Ma questo è il periodo del capitalismo di Stato, no? In cui siamo tutti ben contenti, io no, per niente, che si tolga il cattivo privato e vada al pubblico. Nel frattempo, sempre in termini giudiziari, oggi alcuni giornali se la prendono sulla vicenda di Brusca. Vediamo se ci sono vostri commenti nel frattempo. Toc toc, ma non ci posso credere, sempre Giovanni Carlozzo prendo, un cretino. Ma i Benetton nel complesso, con questa buona uscita, quanto ci hanno guadagnato? Avrebbero dovuto pagare tutte le manutenzioni non fatte con la buona uscita, dice ARCL. E poi, con l'intervento della Cassa dei Depositi e Prestiti non otterremo nulla, sono d'accordo con te Mauro, otterremo semplicemente che adesso non avremo più un responsabile di queste vicende. Fare Benetton, classica zappata sull'alluce. Vorrei un esempio di capitalismo di Stato che abbia funzionato. Bravissimo Francesco, bravissimo. Questo è il punto vero. Io vorrei un esempio di capitalismo di Stato che ha funzionato, perché funziona come l'Ilva. Prima la gestisce Talsider, mettiamo miliardi e miliardi, inquiniamo e distruggiamo una città che era bellissima sul mare come Taranto, vendiamo i Talsider ai privati e poi mettiamo in galera i privati. E questa è la situazione, questo è il capitalismo di Stato. E quando crolla un ponte, se è dell'ANAS se ne fottono tutti, se è di un privato gli fanno un culo così. È anche giusto si debba fare un culo così al privato, ma è la sproporzione, Francesco, del ragionamento. Ma queste cose che ve lo dico, fa 4 liberali in croce la pensano. Mio padre è stato esposto ad amianto lavorando in un ospedale e si è ammalato, ma per questo non hanno chiuso l'ospedale nell'anno passato di investitori indiani. Caro Marco, intanto mi spiace sta cosa di tuo padre, ma è purtroppo così. Quelli del Bader-Meinhof morirono tutti in carcere, casualmente sarebbero i brigatisti rossi che morirono, i brigatisti insomma di sinistra che morirono in un carcere tedesco. Riguardo a Brusca, immagino che pentito dal 1996 esce 65enne dal carcere dopo 25 anni, torna libero il killer di Falcone. Se la prendono Sallusti e Bechis, il Tempo soprattutto, si è salvato dall'ergastolo grazie alla legge sui pentiti, che però la sorella di Falcone dice che è proprio quella che ha voluto il fratello per evitare che la giustizia annaspasse e non trovasse dei colpevoli. Però sarà pure una legge, dice Franco Becchis, ma è una legge che mi fa schifo. Riguardo dunque alla questione di Brusca, di cui parlano ma non così tanto i giornali, io mi sarei aspettato molto più, ne parlano soltanto il Tempo e Libero come aperture. Gli altri giornali la mettono un po' en passant, come se fosse non una grande notizia. Devo dire che obiettivamente, posto che la legge è legge e quello ha scontato 25 anni di galera, beh, insomma, che non si possa non discutere del fatto che anche una legge che permette a uno che ha ammazzato 150 persone come titolo libero, e soprattutto aver fatto la strage di Capaci dopo 25 anni a 64 anni, sia libero, beh, insomma, non diciamo che non apre una discussione che non ha nulla a che vedere con il garantismo, perché questa la pena l'ha scontata, ma sulla
la bontà della legge. Ieri ha parlato Visco, il governatore della Banca d'Italia. Allora, vi posso dire una cosa? Italia già in ripresa, non sarà un futuro di sussidi e incentivi, dice il Corriere della Sera. Il Messaggero, il debito comune in Europa per la ripresa. Beh, già ci saranno i bond per fare il recovery, che sono pubblici. C'è Rasa, invito alle imprese a fare qualche cosa per lo Stato. E poi la sintesi del Sole 24 Ore, crescita del 4%, prepararsi all'uscita dai sussidi, il recovery, formidabile sfida. Ragazzi, possiamo dire una cosa? Ma possiamo dirla tutti insieme? Ma che cazzo ha detto Visco? Cioè, ha detto, con quella sua liturgia che io adoro, stupenda, con quel modo di parlare bellissimo, io avrò fatto decine di considerazioni finali da giornalista economico, avrò seguito decine di quelle pagine che tutti leggono sfogliandole, eravamo in 200 con la copertina blu. Ma due palle! Non c'è una che sia una cosa interessante e che possa non épater le bourgeois, ma almeno dare un senso di novità a quello che ha detto Visco, un riassuntino di cose scontate. Possiamo dirlo? Perché io ho simpatia nei confronti della Banca d'Italia, ma che sia totalmente scontato e banale quello che ha detto ieri, il recovery è una formidabile sfida e ci avevamo bisogno del governatore della Banca Centrale, la crescita al 4%, un po' meno di quanto prevedono tutti gli altri, insomma. Ragazzi, tempo perso, non perso, tutti i numeri, i dati, le informazioni che la Banca d'Italia nelle appendici come di consueto mette su quale si dovrebbe lavorare di più. Invece noi guardiamo Visco e alle tristi banalità di questo evento che almeno un tempo era l'unica cosa interessante. Confindustria totalmente banale, quel presidente di Confindustria che dicevano le loro cosette che per compiacere il governo, ma Banca d'Italia aveva comunque sempre un elemento frizzante dei limiti dell'istituzionalità, ma in questo caso non l'ho trovato. Green Pass europeo, cioè sostanzialmente c'è un modo, un'idea europea per poter essere liberi di circolare, in realtà si tratta di un consiglio, in realtà gli stati possono fare come gli pare, in realtà l'Italia secondo il Messaggero è già in ritardo. Nel frattempo ieri incontriamo Beiba, il leader libico, lo fa sia Di Maio, pensa tu che grande incontro, e sia Draghi. L'Avvenire dice che e punta sull'incontro perché dice che Draghi gli ha spiegato che i diritti umani nei campi profughi sono importanti. Beh, insomma, bisogna spiegare forse a tutti quanti i nostri ascoltatori che se tu in Libia fai un bel accordo sui campi profughi e tutta l'Europa si mettesse a fare qualche cosa con hotspot e campi profughi, un po' come la Francia, la Spagna riuscì da fare col Marocco, forse avremo un pochino meno di profughi in Italia. Due cosette, l'Avvenire, Landini avverte Draghi, lo fa dal suo house organ La Stampa, ennesima intervista del leader CGIL che dice ascolti o è rottura sociale, ne ha già fatte 10 di queste minaccette. Padoan, stupenda la storia di Capezzone perché ci ricorda che Padoan, presidente di Unicredito, è eletto per il Partito Democratico a Siena, ieri in un'intervista che mi è sfuggita e mi scuso sul Foglio, riesce a dire le nomine fatte da Draghi sono favolose perché sono un po' più orientate agli interessi del mercato e un po' meno condizionati dai veti della politica. E questo lo dice un ex candidato del PD, un ex ministro di sinistra che direttamente dal Parlamento va a finire come presidente di una banca, una più importante banca italiana, e si complimenta perché le nomine fatte da Draghi non sono politiche. Ma almeno stesse zitto, dice giustamente oggi Capezzone commentando e chiusando il pezzo di ieri del Foglio. Le generali intanto diventano cattoliche, ci provano a conquistare la compagnia che un tempo voleva addirittura l'atto di fede da parte dei suoi assicurati, così era la vecchia cattolica nei confronti dei suoi assicurati quando era nel pieno del suo fulgore anni 70, e lo fa a un prezzo, ritiene sulle 24 ore, ancora inferiore a quello che si aspettano i soci di Cattolica. Ultima questione è quella posta oggi benissimo dal magnifico Magnaschi, e la questione è di Saman Abbas, una ragazza pakistana i cui genitori avevano deciso che si sarebbe dovuto in Italia sposare con chi volevano loro, improvvisamente è scomparsa e nel frattempo, dice Magnaschi, i suoi parenti sono tornati tutti in fretta e furia in Pakistan. La procura ritiene che sia stata uccisa dai parenti perché non voleva sposarsi con chi avevano stabilito loro, e certo la cosa in cui dice Magnaschi con una sintesi favolosa, questa non era certo una donna da ZTL, e mi sembra che tutti i MeToo, tutto il sessismo e tutti i giornali, tranne diciamo forse tranne il Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino, perché questa cosa avviene in quella zona lì, non se ne stanno occupando. La storia di Saman Abbas è una storia
allucinante, non solo perché la, che riguarda lei, ma che riguarda la miopia e comunque la, come possiamo dire, il bias, il diverso orientamento dei giornali italiani a seconda di chi subisce violenza o presunta tale. A Capezzone con la sua flemma non ne sbaglia uno, dice Paolo. Umberto, essere fan di Toninelli vuol dire amare i clan, non ho capito questa cosa. Il fatto che Cremaschi è l'esperto di distribuzione della povertà non è male, l'ha detto ieri, poi si scoprirà la verità, dice Françoise. Roberta, ciao Nicola, bellissima puntata di ieri sera, seguita fino alla fine, tu sempre il top, grazie, troppo gentile, basta complimenti, gli illuminati della sinistra dovranno portare l'acqua nel mortaio e dirgli che è gasata, dice Nello. Un grande abbraccio a tutti quanti voi, noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it, c'è un pezzo, vedrete, molto divertente di Giancristiano Desiderio sul mondo fatto dalle stronzate, ne ha fatto un libro che vi consiglio, ciao.